formazione che noi facciamo con un finanziamento del Ministero di Sanità 4.0 finanziato con fondi europei. Insieme come partner abbiamo il Politecnico che sta valutando la bontà del progetto e il funzionamento del robot per capire le eventuali criticità, ma soprattutto per evidenziare i vantaggi. A questo punto lui in questo momento sta facendo il carico automatico, quindi prende il farmaco, lo posiziona. Ci sono 6 telecamere, sono 4 quelle intorno, una ce l'ha lui la pinza sopra e una è sotto dove legge il codice, l'IC, per verificare il tipo di farmaco, se è nella distinta di carico, e a quel punto lo carica, lo inizia a mettere lì dentro e poi c'è un robot all'interno che scorre, quindi c'è un'ulteriore pinza che prende e posiziona il farmaco all'interno. Arriva. Sta arrivando adesso. Dovremo sapere. No, io ormai sono 30 anni qua dentro. Ma in DV non è una cosa. Ah, beh, bello, io sono contenta. Sì, sì. Adesso il robot sta nella fase di carico. Il robot lavora 24 ore al giorno, durante il giorno riapprovvigiona i reparti con medicinali, durante, quando finisce di riapprovvigionare i reparti comincia a riapprovvigionare i sistemi.